Pareggio a reti bianche tra Pineto e Matesi, una gara a lunghi tratti bloccata. I biancazzurri sono stati bravi a costruirsi le occasioni più pericolose, ma non riuscendo a battere Del Giudice. Risultato dunque a occhiali e Pineto orfano della vittoria da 30 giorni. Calcio d'inizio per gli ospiti. Dopo una fase di studio iniziale, al decimo minuto ci prova il Matese con una bella azione corale. Iannetta viene anticipato sul più bello da Mesisca. Poco dopo si tuffano in avanti i biancazzurri, Cardella prova ad agganciare la sfera, ma la difesa campana sventa tutto tra le proteste locali. Al sedicesimo, colossale opportunità per Paoli, ben servito a rimorchio da Cardella, la conclusione del numero 4, biancazzurro è troppo debole e centrale. 10 minuti più tardi, il tiro cross di Barlafante è davvero insidioso, Cardella non riesce a indirizzare a rete in posizione un po' sbilanciata, grazie anche a un super Andreassi. Nella ripresa si fa vedere subito il Pineto con Pezzotti, lo scavetto col mancino è scellato di pochissimo. Poco dopo ci riprova Pezzotti in grande stile, sgroppando sulla faccia sinistra. Il colpo di testa di Barlafante si infrange sul palo, ma è tutto fermo per posizione irregolare. A metà ripresa si accende all'improvviso il neoentrato Minnozzi, stop e tiro che per poco non infila Del Giudice dalla lunga distanza. Il Pineto prende coraggio e cerca di sfruttare un'indecisione dell'estremo ospite. Il fendente, ancora di uno scatenato Pezzotti, è sventato nei pressi della linea. Sugli sviluppi di un calcio franco, alla mezz'ora sfiora la marcatura Pepe in spaccata volante, ma la palla esce al lato. Solo Pineto, che sugli sviluppi di un corner va vicinissimo al vantaggio, Esposito accarezza soltanto l'idea del gol nei pressi della riga bianca. Non succede più nulla e dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara pone fine alla contesa. La nostra squadra ci ha provato subito, dopo una decina di minuti di assestamento abbiamo preso in mano la squadra, la situazione, abbiamo provato in tutti i modi a venirne a capo. Questa è una squadra che si è chiusa, dopo 10 minuti si è chiusa completamente dietro, ha cercato di mantenere il risultato del pareggio. Ci sono riusciti, mi dispiace perché quando una squadra gioca così e si cerca in tutti i modi di far gol fino all'ultimo secondo, penso che sia quello che una società richiede. Poi è chiaro che il calcio è fatto di episodi, se partite qua si vengono pure con un calcio di punizione, che è una spizzicata. Purtroppo noi oggi non è un periodo fortunato il nostro, quindi in questo momento dobbiamo prenderci quello che ci dà il campo. Ho detto ai ragazzi, ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché queste partite qua sono partite pericolose, che tu le vuoi vincere per forza, però credo che non gli abbiamo concesso nulla al Matese. Hanno fatto tiri da fuori, non ho visto conclusioni pericolose nella nostra porta. Dal punto di vista dell'atteggiamento, ragazzi, non posso improvvisare nulla. Hanno cercato in tutti i modi di cercare la vittoria. Normale, un po' di cattiveria in più, anche un po' di fortuna, non ci ha dato la possibilità di vincere questa partita. Però, come ho detto prima, ragazzi, dal punto di vista dell'atteggiamento non posso solo che ringraziare, perché hanno dato tutto. Hanno dato tutto, chi ha giocato dall'inizio, chi è entrato. Adesso è un periodo che gira storto, siamo anche un po' sfortunati, perché oggi sinceramente è vero che non abbiamo vinto, però sai, un rimpallo a favore, un episodio a favore, adesso ultimamente non gira tutto dalla parte nostra. Però io, se l'atteggiamento dei ragazzi è questo, sono fiducioso, perché sicuramente ci tireremo fuori questa situazione. Detto bene, noi sapevamo di affrontare una squadra importante, forse una delle più attrezzate in questo campionato. Abbiamo preparato la partita in questo modo. C'è anche da dire che eravamo rimaneggiati, mancavano 4 pedine importanti, l'allenatore squalificato che era in tribuna. Però guardando la partita posso dire che abbiamo fatto la nostra testa partita. Abbiamo avuto anche qualche occasione, per se la sfruttavamo meglio, se eravamo più cinici e più pronti si poteva anche fare qualcosa in più.